questa è la strada visibilmente dissestata che porta al parco archeologico di Terina. A 9 mesi dall'inaugurazione in pompa magna, 1 milione di euro dopo di lavori e scavi, di 3.500 metri quadrati del parco archeologico di Terina nessuno ha mai usufruito. Erbacce e piante ricoprono percorsi e scavi dell'antica colonia crotonese. Reti di recinzione, cancellate rigorosamente chiuse, isolano quello che dovevano essere il fiore all'occhiello della città e un richiamo turistico dalla campagna circostante, piena in questo periodo di alberi carichi di fichi, more e fichi d'India. L'inaugurazione, avvenuta a novembre scorso, chiamò a raccolta un parterre istituzionale, non solo, di spessore, lasciando presagire la nascita non solo di un vero e proprio sito visitabile e fruibile, ma anche l'inizio di un percorso archeologico che avrebbe dovuto includere anche il castello normanno e il bastione di Malta. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto, e dire che sin dal giorno dell'inaugurazione il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro lo aveva detto. Aveva cercato di non cavalcare troppo l'entusiasmo e aveva chiesto che non si scaricasse tutto sulle spalle del comune, ma che si creasse invece sinergia per portare avanti il progetto e mantenere quelle cancellate aperte. Concretamente che cosa è mancato? Personale e soldi? È chiaro che non può essere un parco che possa essere gestito oggi con le forze che sono interne al comune. Se noi non abbiamo risorse umane in questo momento per poter disporre un'apertura anche provvisoria e temporanea. Adesso ci siamo determinati comunque in breve tempo a fare noi un bando affinché vi possa essere una gestione da parte di qualche associazione o comunque di qualche associazione temporanea di scopo per renderlo fruibile un po' alla cittadinanza. Tiziana Bagnato per la CNews 24.